Il taglio è fantastico finché. Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Partiamo dal primo tempo e da quei primi 12 punti che loro che sostanzialmente avete un po' regalato, soprattutto con le difficoltà in push. Sì, il primo tempo è stato negativo sicuramente sull'esecuzione del lancio in tuscia, e è stato probabilmente negativo anche sulla gestione del territorio, il gioco al piede, e questo è stato il messaggio a metà tempo più importante che ho dato alla squadra. Ovviamente sull'esecuzione deve avere fiducia che il giocatore che ha sbagliato non ripeta lo stesso errore, e penso che nel secondo tempo sicuramente abbiamo raddrizzato un po' l'esecuzione. Dall'altro lato anche il gioco al piede, ma avremmo dovuto farlo dall'inizio della partita. Purtroppo è molto deludente, perché queste partite si giocano su queste dinamiche, cioè sul forzare l'avversario ad uscire dalle sue 22, che è quello che abbiamo fatto bene nel secondo tempo e male nel primo tempo, ma si è visto, ecco, che la partita ha cambiato, diciamo, un po' dinamica per questo motivo qua. Detto questo, se concedi 12 punti ovviamente ti ritrovi a rincorrere la partita. Penso che sul 12-6, quando abbiamo avuto il calcio, siamo andati per i pali, forse sarebbe stato il momento per continuare a tenere la pressione su di loro, perché secondo me avremmo avuto l'opportunità. In realtà, insomma, abbiamo fatto una scelta che poi ci ha fatto sfuggire di mano la partita. Però ecco, sì, assolutamente queste sono state le due cose. Dall'altro lato non posso rimproverare l'impegno dei ragazzi, hanno lottato per tutti gli 80 minuti anche in difficoltà, e le fasi statiche, i mischi chiusi abbiamo lottato, nei drive li abbiamo tenuti in maniera abbastanza tranquilla, per cui ci sono tanti aspetti che i ragazzi hanno messo tanto cuore in campo, però in queste condizioni devono capire che le cose importanti sono molto molto chiare, e dobbiamo accettare che oggi non siamo stati bravi abbastanza. Ma che cosa è dovuta allora questo scarso rendimento del primo tempo? Frenesia, non so, emozione, non credo, ma insomma, cos'è che non ha funzionato così? Quella tuscia è finita direttamente in mano loro. Ma lì penso ci sia stata una chiamata non chiara, e per cui sicuramente capiremo. Però ecco, lascia il tempo che trova, perché ovviamente c'è un giocatore che fa una chiamata, gli altri devono ascoltare ed eseguire, e evidentemente qualcosa in questo processo non ha funzionato. Però ecco, ci siamo trovati in quella situazione perché Glasgow è stato bravo a spingerci in quella situazione. Noi nel primo tempo non abbiamo, e nel secondo tempo non abbiamo mai calciato la palla dietro la linea di difesa, e loro hanno creato queste tre opportunità di segnatura da queste situazioni, e dobbiamo capire che dobbiamo continuare a spingere la palla dietro di loro per forzarli a uscire dalle loro 22. In realtà vogliamo forzare troppo la situazione alla mano, sicuramente alcune esecuzioni base non sono avvenute, però ecco, a livello tattico è soprattutto questo, avremmo dovuto calciare molto di più la palla, e dobbiamo prendere responsabilità di questo, i giocatori preposti devono prendere responsabilità di questo, perché il messaggio era chiaro. Quanto può pesare questa sconfitta di là? Dal punto di vista numerico della classifica, così in generale, per questa stagione? C'è tanta delusione, tanta rabbia, per cui penso che questa sarà, ci darà l'opportunità di ripartire ancora più determinati nel lavoro che stiamo facendo. Non compromette nulla, una vittoria non avrebbe garantito nulla, sicuramente era meglio vincere, però non c'è nulla di compromesso, la stagione è ancora lunga, la classifica è cortissima, per cui dobbiamo assicurarci di capire come giocare questo genere di partite, perché potrebbe risuccedere, anzi sicuramente ricapiterà di giocare in condizioni di bagnato, e dobbiamo essere migliori, perché l'esecuzione a questo livello ovviamente deve supportare poi la scelta. Lì davanti si è lottato molto, avete avuto proprio, diciamo, nella parte finale della partita anche una grande prestazione, avete guadagnato due falli che potevano cambiare un po' il match, come avete detto prima coach. Sì, abbiamo provato, insomma, sotto pressione un po' a aggrapparci a quelli che erano i nostri punti di forza, che potevano essere, diciamo, anche la mischia chiusa, e anche, diciamo, forse il lavoro più semplice era davanti, e per provare a mettere un po' la squadra, togliere la squadra un po' dalla pressione. È stato fatto un lavoro comunque positivo da parte di tutti e otto, ma evidentemente poi non è bastato, insomma, anche poi dopo trasformare questa pressione non è andata a buon fine, però insomma ci abbiamo provato, e
nonostante comunque sia andata abbastanza bene là davanti, non siamo sicuramente contenti, poi dopo anche in giro per il campo, quindi c'è solo un po' da imparare da questa partita, che è un'occasione per far meglio le prossime, insomma. Quanto ha influito la propria abitudine loro di giocare su campi come questo rispetto a voi? Si ha influito? No, non penso che abbia influito. Siamo stati, diciamo noi, che sotto pressione veramente ci siamo messi in difficoltà da soli, sbagliando troppi gesti tecnici che in settimana proviamo sempre. E sicuramente non abbiamo gestito bene il territorio, soprattutto con questo tipo di tempo e con questo tipo di pallone, e quindi insomma è una cosa che potevamo gestire meglio, perché sappiamo farlo. La prima sconfitta interna è sempre un po' un piccolo trauma, tra virgolette. Quanto può essere accusato da voi questa sconfitta, anche in funzione e previsione delle prossime partite? Sì, come dice Marco, non pregiudica niente questa partita, però è una sconfitta che fa molto male, ma è comunque un'occasione per rivedere poi in settimana anche un po' individualmente la prestazione di ognuno e sicuramente tornare anche dopo le sanazioni avendo fatto tesoro di questa partita, però è sicuramente una sconfitta che qua a Monigo ci scotta molto. Anche da parte tua, insomma, sicuramente amaro in bocca per questo troppo, anche perché insomma questo Glasgow quest'anno non siete riusciti a domarlo. Beh, sono triste e deluso dalla performance che abbiamo fatto. Sicuramente perdere in casa è anche qualcosa in più. Sono anche un po' leggermente frustrato perché abbiamo fatto un'ottima settimana, un'ottima preparazione, li abbiamo studiati bene e secondo me li abbiamo anche controllati bene difensivamente, e nel momento in cui girava la palla a noi per dei piccoli dettagli ci siamo messi sotto pressione da soli, quindi diciamo che ci è mancato veramente poco per voltare la pressione verso di loro e invece ci siamo messi sotto pressione da soli, quindi sì, adesso testa avanti, abbiamo 2 settimane, abbiamo una settimana in cui possiamo individualmente fare una review precisa e dettagliata della partita e poi testa alla prossima, continuiamo a andare avanti. Però c'è un po' di delusione, immagino, anche, no, a parte questa partita, da secondi che eravate a teoria anche la possibilità di essere primi, adesso non so neanche se dico qual è, però siete scesi abbastanza, ecco, anche da questo punto di vista queste ultime 2 partite non sono state proprio di quelle memorabili. Purtroppo è andata così. Siamo primi 10 squadre, siamo tutte strette con i punti. È inevitabile che se non porti i punti a casa ci sono dei sobbalzi decisivi, però sicuramente non pregiudica niente una sconfitta e appunto andiamo avanti e ci prepariamo alla prossima. Ciao, c'è la prima voce un po' Tolami di questa sconfitta di Lanzi, rabbia e determinazione sono capito male, quindi si tratta di Beh sì, sicuramente adesso a cuore caldo brucia, fa male, mentalmente è difficile, diciamo, a incanalare subito, fin da subito, questa energia appunto per passare al prossimo step. Ora in questi giorni, da domani o anche tra un paio d'ore, iniziamo a fare la review e ci prendiamo la consapevolezza di noi stessi, di quello che potevamo fare diversamente. Decisione dell'arbitro era, diciamo, forse era un cartellino arancione. Sì, mi è sembrato che fosse un rosso chiaro quando tu colpisci col gomito sul viso, sul collo, sul viso un giocatore avversario, però insomma
Sì, se mi chiedi cosa penso, penso che fossero anche qualcosa di più in giallo, però è andata così. Non siete riusciti a sfruttare quel momento? Beh sì, abbiamo avuto un drive a 5 metri dove siamo stati penalizzati per una piccola ostruzione, bisogna di rivederla, però ovviamente sono piccoli margini, piccole situazioni che magari se riesci a segnare metti il naso davanti, per cui queste partite si giocano su piccole cose, oggi su troppe cose non siamo stati all'altezza e questo è ovviamente ci farà incazzare, ci fa arrabbiare, ci fa essere delusi, ma dall'altro lato ci fa capire che ancora il percorso per vincere queste partite è ancora, il margine è ancora gigante. Per cui penso che sì, dobbiamo essere delusi, ma continuare a lavorare perché, ripeto, ci sono ancora tante partite importanti, decisive, tante partite in casa e fuori contro avversari che possiamo mettere in difficoltà, per cui dobbiamo tenere la testa bassa come l'abbiamo fatto fino adesso. Forse dal punto di vista esterno sì, essere secondi in classifica ha creato un'aspettativa, ma dall'interno non abbiamo mai guardato queste cose. Sappiamo che ogni partita sarà determinante alla fine della stagione e questo è il mindset della squadra, per cui dobbiamo solo assicurarci di continuare a fare il meglio di noi e imparare da quello che non siamo riusciti a mettere in campo oggi. È un bene o un male che ci sia un po' di questa sosta, dovuta ovviamente alle sei nazioni? Sarebbe piaciuto tornare, tra virgolette, subito in campo? Diciamo dipende come canalizziamo appunto questa frustrazione, questa rabbia, questa tristezza che abbiamo dopo di oggi, quindi secondo me potrebbe essere un bene, una cosa positiva, perché abbiamo tempo per fare un'ottima review singolarmente e poi collettivamente cosa potevamo fare di diverso, quindi la prendiamo questa pausa in modo positivo. Marco Lui, scusa. Cosa prima ha accennato a quella punizione che avete sul meno 6, che avete calciato invece magari di giocare la touche. Ecco, come nascono queste decisioni? Perché comunque contro il calcio non eravate, appunto se l'avevate già, no? Di bonus, quindi contro il calcio non cambiava poco, niente. Beh, sì, sono d'accordo con Marco, forse era una situazione in cui potevamo continuare a mettere pressione, però sicuramente la conquista non è stata un punto che di forza oggi in touche e quindi abbiamo preferito prendere punti ogni occasione che andiamo dentro i 30 metri, dobbiamo uscire con punti e l'abbiamo fatto. Quindi, e poi c'erano altri 10 minuti scarsi da poter giocare, quindi era un modo per mettere una pressione. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.